la giornalista catanese del Corriere della Sera, Viviana Mazza, è giunta oggi a Gela per partecipare all'iniziativa che si è svolta nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga nell'ambito delle attività inserite per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad accogliere la nota giornalista sono stati gli alunni della scuola ed una rappresentanza degli studenti del primo comprensivo della scuola media Ettore Romagnoli e delle classi del biennio del liceo classico, liceo scientifico, liceo scienze umane. L'autrice, in occasione dell'incontro, ha presentato il libro Ragazze rubate. Viviana Mazza nel 2010 ha vinto il premio giornalistico Marco Lucchetta dedicato ai bambini vittime della guerra. Mi sono occupata di moltissimo di donne in altri paesi, spesso paesi del Medio Oriente, paesi come la Nigeria, dove è ambientato il libro di cui parliamo oggi con i ragazzi, che si chiama Ragazze rubate. E non sono solo storie di violenza, perché ci sono storie di violenza di cui parleremo, ma ci sono anche moltissime storie di coraggio e di forza di ragazze, anche spesso giovanissime, che comunque con le loro forze vogliono costruire una realtà diversa e lo stanno facendo. E quindi ci sono questi due lati, no? Il lato sì, sicuramente delle donne vittime, ma anche di donne e ragazze giovanissime che invece stanno costruendo una società migliore in alcuni posti, o stanno almeno cercando di farlo. Il dirigente scolastico Viviana Aldisio. Un'autrice molto poliedrica che nasce appunto come giornalista, ma che in realtà della sua cronaca ne ha anche fatto un romanzo, come quello che oggi presenterà agli alunni dell'istituto e non solo, Ragazze rubate. Quello che apprezziamo tanto della giornalista Viviana Mazza, avremo modo anche di dirglielo personalmente ad avvio dei lavori, è la realtà che descrive, sicuramente in modo ricco, ma con un fortissimo impatto emotivo per il lettore. Partiamo dalla cronaca per costruire storie di vita vere, ma che siano storie d'esempio per la vita di tutti noi. All'incontro di oggi era presente anche l'assessore comunale Francesco Salinitro. È un evento importante, intanto che si faccia in una scuola su un tema così scottante come quello della giovinezza rubata delle ragazze, che poi sono costrette a vivere una vita che non si aspettavano e che però deve darci a noi qui una lezione dell'importanza del luogo dove viviamo e di fare attenzione a che non c'è mai nulla di acquisito definitivamente, e tutto ciò che noi viviamo bisogna costruirselo giorno per giorno e fare attenzione ai gravissimi capovolgimenti che possono esserci. Quello del caso di cui si parla oggi in questo libro è un'esperienza drammatica, terribile di ragazze che hanno vissuto e vivono la loro vita in una situazione di assoluto annientamento. Un intervento immediato per mettere in sicurezza la strada provinciale Gela Butera è quanto chiede la segreteria confederale della CGIL di Caltanissetta assieme alla Fillea CGIL. Il sindacato del settore edile, nel denunciare l'inerzia della politica e della burocrazia, propone da subito una soluzione che passa attraverso il blocco dell'arteria e l'immediato ripristino. La competenza spetterebbe all'ex provincia, che però è senza fondi. Il traffico veicolare inoltre si è spostato sulla strada a scorrimento veloce Gela Caltanissetta, usurando ancor prima del tempo anche questa arteria di nuova costruzione, nella quale quotidianamente si registrano incidenti. Noi come Fillea CGIL già a marzo 2016 avevamo denunciato questo stato comatoso della Gela Butera, soprattutto diciamo dai lavoratori che fanno la scuola, la Gela Butera, per andare a scuola degli studenti, e che con molta difficoltà si sono evitati incidenti addirittura abbastanza seri. Gente che è venuta proprio perché noi abbiamo la buona abitudine di girare la provincia, e ci denunciavano proprio il fatto che soprattutto nel periodo invernale come quello di ora si sono evitati incidenti abbastanza seri. Allora noi chiediamo immediatamente, abbiamo inoltrato questa richiesta al prefetto, in maniera che interroghi i comuni di Gela e Butera nei sindaci, perché non possono semplicemente denunciare una cosa del genere, ma devono impegnarsi affinché ci sediamo tutti in un tavolo per ripristinare questa arteria. Cioè, è paradossale che a distanza di 2 anni ancora
e si continui a stare con questo genere di diciamo di strada, oltre che questa arteria è importantissima per il collegamento fra Gela e Butera. E poi in due giorni aggiustano una voragine e qua non siamo in grado in due anni di aggiustare una corsia che oltretutto è tutta frenata. Si aspetta che si frani anche l'altra per interrompere il collegamento tra Gela e Butera. Salvaguardare l'incolumità è un dovere non rinviabile. Prima di tutto chiediamo l'incolumità e il blocco della viabilità della Gela Butera, proprio perché non dobbiamo aspettare che succeda qualche incidente mortale per bloccare la strada. Dobbiamo lavorare in maniera preventiva, bloccare la strada, aggiustarla e poi rendere nuovamente la strada per metterla nelle condizioni di avere quella sicurezza che tutti gli automobilisti devono avere. Appuntamento oggi nella scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela per la festa dell'albero promossa dall'Istituto Comprensivo San Francesco e da Cantiere Gela. Durante la manifestazione, che ha visto la presenza di alunni, genitori e docenti, si è svolto anche un tavolo tematico dal titolo Povertà, Educazione e Dispersione Scolastica. Cantiere Gela è composto dalle associazioni Agesci Gela 5, Formica Operosa, Gela Famiglia, Centro Aiuto alla Vita, Il Tempio di Apollo e Servirti. È stata promossa anche l'iniziativa Cuore a Cuore. La nostra scuola, che sempre, da sempre si occupa di solidarietà, di bontà, di diritti dei bambini, e ha una convenzione con alcune associazioni di volontariato di Gela che hanno proposto questo progetto Cuore a Cuore per poter sensibilizzare i bambini ad avere i loro diritti e non solo, anche per prevenire i loro disagi e non ultimo aiutare le famiglie povere che sono proprio assistite da queste associazioni. Stiamo vivendo un meraviglioso momento, un inno alla vita, quindi ringrazio la dirigente scolastica che ci sta ospitando, ma anche l'insegnante e soprattutto i bambini per questo momento. Questo evento l'abbiamo chiamato Cuore a Cuore, abbiamo messo insieme bambini, albero e solidarietà. L'albero perché è vita, ci dà frutti, ci dà l'ossigeno all'ambiente, i bambini che sono la nostra speranza e il nostro futuro, e la solidarietà che ci mette accanto a persone che forse hanno bisogno rispetto a quello che noi abbiamo. I bambini vengono a conoscenza di questo, si mettono in relazione, è bello. Poi stamattina questi bambini con i loro canti, con le loro poesie ci stanno riempiendo il cuore. Di nuovo grazie a tutti coloro, i quali, anche le famiglie che sono dietro a questi bambini che hanno partecipato a questo bellissimo momento. Grazie a tutti per questo momento che ci stanno facendo vivere e grazie anche a nome di tutte le famiglie che riceveranno la solidarietà di queste famiglie, degli insegnanti e da tutti coloro che hanno lavorato per questo momento. Dodicesima edizione dell'European Basketball Week 2016 si è svolta oggi nella scuola Salvatore Quasimodo di Gela. Circa 20 cestisti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Orizzonte di Natale Saluci, che hanno avuto come loro partner atleti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale, si sono confrontati in partite dimostrative di sport unificato allo scopo di diffondere la cultura della diversità e la filosofia di Special Olympics. Una bella occasione per ritrovare uno sport che per me significa molto, mi ha cresciuto, mi ha dato dei valori importanti, valori che in questi giorni e in questa occasione ritrovo anche in questi ragazzi, ragazzi che rappresentano uno squarcio importante di Gela e per questo motivo per me è un onore rappresentare l'Arma e più in generale lo Stato italiano. Siamo onorati di far parte di questa manifestazione e per quanto riguarda i ragazzi ho visto che c'è un grande entusiasmo, hanno una grande forza e spero che siano da esempio di vita per tutti. Per me è veramente un piacere partecipare con questi ragazzi diversamente abili in questo sport unificato che è la settimana del basket,
Siamo felici veramente di essere presenti e di dare il nostro contributo come Forza Armata. Alla manifestazione hanno partecipato due team scolastici, la scuola Salvatore Quasimodo e la Luigi Capuana. Vogliamo dare un input al territorio a sviluppare lo sport unificato per un percorso di integrazione ed inserimento proprio a 360 gradi. È una delle giornate classiche che noi da 13 anni facciamo, è un momento importante anche perché le forze dell'ordine e le forze di polizia hanno condiviso questo momento e grazie a loro possiamo fare un percorso di diffusione dei valori della solidarietà e dell'integrazione. Un momento di aggregazione, un momento di crescita che ci fa piacere che per la Sicilia Gela è stata scelta come tappa per il nostro territorio. Tutti dobbiamo farci carico dei ragazzi diversamente abili, cioè se non c'è un lavoro sinergico di tutte le componenti che sono la scuola, che sono gli enti, che sono anche le associazioni anche sportive, difficilmente il processo di inclusione può avvenire pienamente. Non dobbiamo pensare che l'inclusione sia soltanto l'inclusione scolastica. Anno consecutivo a Gela si terrà accordi con Papà Natale, una bella manifestazione ideata e promossa dalla Green Sport e Promotion di Giuseppe Veletti. Quest'anno l'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata Concezione. Sì, si ripete puntualmente ogni anno alla vigilia delle festività natalizie a Gela, nel centro storico, una festa per i bimbi ma anche per i genitori, per riappropriarsi del centro storico, soprattutto per abbinare quella che è un'edizione sportiva che viene svolta anche nel nord con la Santa Claus o comunque nelle montagne con tutti i vestiti di Babbo Natale in piazza o comunque in mezzo alle montagne sulla neve. Qui lo facciamo nel nostro centro storico. Tutti i bambini anche di 3-4 anni correranno con i loro genitori in piazza vestiti quasi da Babbo Natale, una maglietta rossa, un cappellino rosso, tanti regali, tante sorprese, coriandoli, caramelle, insomma, e poi soprattutto tutto lo staff vestito da Babbo Natale. Il vostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio e abbinare dunque, se vogliamo, beni culturali, sport e turismo. Hai detto bene perché comunque sono 4 eventi che la Green Sport Promotion organizza durante l'anno, cercando di valorizzare quelli che sono i nostri territori, i nostri parchi e i nostri siti archeologici, per cui Mura Timoleontee, Parco di Montelungo, Centro Storico. L'obiettivo sarebbe anche il Lago Viviere, solo che per un problema logistico facciamo fatica, però comunque l'obiettivo è questo, valorizzare il territorio e soprattutto incrementare quella che è una cultura sportiva, una cultura in cui si vede il cittadino attivo, soprattutto anche nelle festività, nel sabato o domenica, che decide di portare il figlio, di trascorrere anche lui liberamente a contatto con la natura. Abbiamo una bella spiaggia, un bel parco di Montelungo abbandonato, comunque semi abbandonato, che potrebbe essere fruito quotidianamente. E il binomio sicuramente è quello sport, salute, ma anche cultura. Ricordiamo dunque l'appuntamento e lo start. Allora, lo start alle ore 10 in piazza Umberto I, 8 dicembre 2016. Le imprese che si aggiudicheranno i prossimi appalti al Comune di Gela dovranno rispettare una clausola che prevede l'assunzione di lavoratori ex RMI nella misura del 20%. E quanto hanno detto questa mattina il sindaco Domenico Messinese, il consigliere comunale indipendente Carmelo Casano ed il capogruppo consiliare di Forza Italia Salvatore Scerra durante un incontro con i lavoratori del reddito minimo di inserimento. Oggi abbiamo reso pubblico una disposizione che è stata inviata a tutti i settori per poter inserire all'interno dei bandi di gara l'utilizzo dell'articolo 35 della legge regionale sui lavoratori precari del reddito minimo di inserimento. Cosa prevede questa legge? Prevede che
il 20% dei lavoratori per i nuovi cantieri devono essere presi all'interno di questo bacino per cominciare a stabilizzare persone che da 20 e più anni che sono di fatto lavoratori precari. Considerando l'apertura di tanti cantieri previsti con il patto per il sud, mi è sembrato corretto, anche dietro indicazione dell'assessore, del consigliere Casano e del consigliere Scerra, che dialogano diciamo anche con dietro la spinta degli RMI, di poter inserire questo articolo all'interno dei nuovi bandi di gara per dare questa opportunità in più a delle persone che da molti anni di fatto sono in una situazione di precariato, dandogli l'opportunità di poter finalmente avere un lavoro stabile. Oggi abbiamo avuto questa opportunità dopo che io e il consigliere Scerra abbiamo fatto la richiesta di inserimento dell'articolo 35 della finanziaria della Regione Siciliana. L'articolo 35, ripeto, è un'opportunità, significa ogni RMI può scegliere di andare a lavorare se viene chiamato alle ditte dove è riservato il 20% dei posti. Non è che detto ci debba andare per forza, quindi questo malumore che è successo tra qualche RMI l'abbiamo cercato di spiegare, finalmente siamo raggiunti alla spiegazione esatta, ci siamo fatti capire. La politica risponde ai problemi, in questo caso degli ex RMI, abbiamo ascoltato le loro richieste, abbiamo attuato l'articolo 35 sollecitando il sindaco, di questo lo ringraziamo. Questo significa fare il bene comune, non guardare i colori politici. In questo caso sia io che faccio parte di uno schieramento, che è l'indipendente Casano, abbiamo sollecitato il sindaco affinché venisse attuato l'articolo 35. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, domenica, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Incontriamo Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, professore, tre lauree e tantissime passioni. Un nuovo libro che è veramente molto interessante, che si apre, bisogna dirlo, ad un pubblico assolutamente eterogeneo. Sì, intanto professore della televisione italiana è un titolo che mi è stato dato in una sbrigativa intervista molto meno accurata di quanto fosse necessario, e io rifiuto questo titolo anche perché sarei alle prese con degli studenti un pochino riottosi, diciamo, un po' negligenti, mi dice la televisione italiana, sarebbe comodo, considerando che non è solo quella di servizio pubblico, che tra l'altro avrebbe bisogno di molti professori in questo momento. Comunque, ecco, la domanda verteva sul libro. E ho scritto questo libro sulle insistenze della casa editrice benevole, che io ringrazio, perché l'altra mia produzione letteraria è, diciamo, accademica, destinata agli studenti della facoltà di lettere, da ultimo prima, poi di sociologia, prima ancora di beni culturali, di varie università che avevano bisogno di una manualistica in grado di soddisfare le loro necessità accademiche. Da ultimo mi è venuto in mente, su sollecitazione della Mondadori e anche di un mio studente, poi assistente perché si è laureato con me, e ho raccolto le divagazioni che spesso io diciamo diluivo nel corso della lezione per renderla meno noiosa, meno accademica, diciamo la verità, qualche volta noi siamo noiosi, noi professori. E allora ho raccolto queste spigolature sul mondo della classicità che sono più affini alla mia
diciamo, al mio passatempo preferito, che è quel passatempo, se possiamo chiamarlo così, è quello dello studio, e che non alla mia professione attuale. E allora è venuto fuori questo Canta mio Maus con un titolo così beffardo. Anche Gela oggi ha festeggiato Santa Barbara, patrona della Marina Militare. Una messa è stata celebrata nella chiesa San Francesco, una ricorrenza, un momento di coesione e condivisione dello spirito di servizio che accomuna tutti gli appartenenti alla Marina Militare Italiana. Presenti le autorità civili, militari e religiose, la celebrazione eucaristica è stata officiata da Don Giorgio Cilindrello. Oggi la festa di Santa Barbara, la nostra patrona, la patrona della Marina Militare e anche di altri corpi, sia dell'esercito, dei vigili del fuoco, che ricordo in quanto collaboriamo spessissimo. È una giornata di gioia, ma anche una giornata del ricordo, ricordo dei nostri caduti in mare, ricordo alle famiglie che stanno soffrendo in questo momento per la perdita dei loro cari, e in particolare il mio pensiero va ai 3 marinai che sono morti a bordo della motonave Sansovino. Auguri a tutti quanti e tanta serenità. Sebbene siano passati più di 30 anni da quando l'AIDS ha scosso l'opinione pubblica, gli sforzi compiuti in questi anni per scoprire le cure e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e su una sessualità protetta, il problema resta. Nonostante il numero di nuove infezioni sia diminuito nel mondo, sono più di 36 milioni le persone affette da HIV. Ecco perché, in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS, l'associazione Casa Famiglia Rosetta ha organizzato a Palazzo Duce di Notar Bartolo un convegno sul tema AIDS, un silenzio che uccide. Perché? Fino a quando? Quest'anno per noi il 1° dicembre ha un sapore del tutto particolare, perché oltre a celebrare, come abbiamo fatto ogni anno, la giornata mondiale per la lotta all'AIDS, celebriamo pure i 25 anni dell'attività Villa Sergio. Villa Sergio è una casa alloggio per persone con problemi di HIV e AIDS. Siamo stati i pionieri del tutto il sud della nostra nazione, infatti quando siamo nati nel 91 non esistevano case alloggio da Roma a scendere. Quindi quest'anno abbiamo voluto celebrare questa giornata coinvolgendo la città di Caltanissetta. Infatti nei 3 giorni precedenti al 1° dicembre siamo stati occupati nella sensibilizzazione e nella prevenzione dell'AIDS nei vari quartieri della città. L'Istituto Superiore della Sanità ha stimato che nel 2015 si sono registrati 3.444 nuovi casi di infezioni da HIV, pari a un'incidenza di 5,7 nuovi casi di infezione ogni 100.000 residenti. Un'incidenza che posiziona l'Italia al 13° posto tra i paesi dell'Unione Europea. Il fatto che se ne parli di meno ha una doppia valenza, positiva perché vuol dire che in fondo molti risultati sono stati ottenuti, negativa perché il problema è ancora tra di noi e permane ancora. A questo punto bisogna cercare di fare un po' il punto sulla situazione. Molto è stato fatto, abbiamo a disposizione terapie efficaci che consentono di curare la malattia, e le persone che vivono con l'infezione da HIV oggi hanno un'aspettativa di vita che era assolutamente inimmaginabile agli inizi, quando la malattia mieteva molti morti. Il problema però non è ancora risolto e resta ancora tanta tanta strada da fare, e il 1° dicembre è un'occasione per ripensare al passato, per vivere il presente e per vedere che cosa ci riserva il futuro. Bisogna in qualche modo dare valore alla prevenzione, perché ancora troppe infezioni sono presenti, troppe persone si ammalano di tutte le età, anche le persone cosiddette più anziane non sono al sicuro da queste infezioni.